Ultima cosa, la pulitura dei pennelli. Ta-da, tasto dolente. Esiste questo marchingegno. Guardate, veramente, io faccio pena nella pulitura dei pennelli. Questo marchingegno si chiama Pulisci Lava Pennelli o Pulisci Pennelli. Vedete, è una secchiellino di acciaio, inox, quello che è, con questa sorta di spirale di ferro che si muove su e giù. E serve per pulire i pennelli. All'interno, vediamo se riesco a farvelo vedere senza rovesciarmi tutto addosso, c'è questa griglia. La vedete? Vedete che sto tirando su qualcosa? Ecco, questa è una griglia bucherellata che praticamente separa il liquido di pulitura dal pennello. Allora, voi cosa fate? Lo riempite di detergente per pennelli, questo che vi ho fatto vedere prima. Lo riempite di modo che la setola del pennello sia a contatto col liquido, quindi dovete riempirlo almeno fino a qua. Almeno fino a qua. Poi lo vedete da dentro, cioè devo avanzare su un po' da questa griglia. Quando l'avete riempito, cosa fate? Per non pulire i pennelli ogni volta, magari, specialmente se dipingete tutti i giorni, cosa succede? Voi prendete i vostri pennelli e li affrancate, un po' se si vede, qua forse si vede meglio, li affrancate dentro a questa spirale. Vedete che il pennello è dentro? Se io lo alzo, me lo tiene su. Questo serve a fare in modo che il pennello sia immerso nel liquido di pulitura, però senza toccare la punta, senza appoggiare la punta, e così non si stortano, perché se li lasciate così, a punta in giù, dopo, non so, 3-4 giorni, quando andate a prenderli, vi li trovate con le punte tutte inclinate. Tutte storte. Quindi questo è un buon sistema. Adesso io con sto coso sinceramente non lo so, non riesco mai, forse perché uso pennelli anche tanto grossi e quindi infilare un pennello così grosso dentro questa misera spirale è un po' un'impresa impossibile, cioè mission impossible. Però ce l'ho, vabbè. Va bene anche lui. E niente, una volta che avete finito di usare i vostri pennelli, cosa fate? Prendete uno straccio, possibilmente più pulito di questo, e questo è lo straccio appunto per pulire i pennelli, quindi ecco, giriamo, qua è un po' più pulito, guardate, voilà, bello bianco. Prendete il vostro pennello e iniziate a sfregarlo, così a tirarlo su questo straccio. E niente, è pulite, pulite, sfregate, sempre dalla direzione ovviamente del pelo, sfregate. Lo immergete nel liquido di pulitura e sfregate di nuovo. Lo immergete nel liquido e sfregate di nuovo. Lo immergete, andate avanti così finché più o meno diventa pulito. Questo fa abbastanza schifo. Diciamo, io non divento matta a pulirli. Una volta che è venuta via la pittura, il grosso della pittura per me va bene. Anche perché poi, avendo più pennelli, cosa faccio? Uso i pennelli per i colori scuri, uso sempre gli stessi e tengo, non so, metà pennelli per i colori scuri e metà pennelli per i colori chiari. In modo che, anche se non sono puliti perfettamente, non succede niente. Anche perché la pittura a olio una volta asciutta non viene più via. Ecco, anche questa attenzione, se vi sporcate, se sporcate qualsiasi cosa, vestiti, tende, pavimento, i muri, qualsiasi cosa non viene più via quando è asciutta, eh? Quindi veramente cioè, non la togliete più con niente. Fate attenzione.
E i pennelli, niente, andate avanti così. Ricordatevi che anche il pelo del pennello, essendo di animale, tende ad invecchiare. Quindi con il tempo è normale che un pennello inizi a perdere i peli. Per mantenerli un po' più a lungo, un po' più curati, potete, una volta che li avete puliti bene con il diluente, passarli sotto l'acqua calda con sapone neutro, tipo il sapone di Marsiglia, che va benissimo. Li passate, li sciacquate e poi alla fine cosa fate? Sulle dita mettete, sfregate il dito sulla saponetta un pochettino e fate così. Date, ridate la forma al pennello, che magari l'ha persa, date un po' la forma al pennello con le dita sporche di sapone di Marsiglia. In questo modo il pennello viene ricoperto di sapone che nutre il pelo, lo tiene in forma e lo nutre allo stesso tempo. Poi, quando li usate, ricordatevi che ovviamente al primo impatto fa la schiuma. Quindi magari una sciacquatina nel diluente prima di usarlo non sarebbe male. Anche se fa la schiuma non succede niente. Io quante volte ho dipinto con la schiuma e poi vabbè, ci sono passata sopra. Però è così. Allora, per le mani c'è chi usa questi, che sono guanti tipo da ospedale, da chirurgo, da non so, da serial killer. Poi una volta che avete finito, lo prendete così, lo rovesciate e lo buttate. Io dipingo senza guanti perché ho provato, infatti l'ho comprato per provare, ma è come chiedermi di, non so, buttarmi a testa in giù dal soppalco. Non ci riesco, proprio più forte di me. A me piace sentire quello che sto facendo. Io coi guanti non sento niente, quindi preferisco sporcarmi le mani. E poi, quando avete finito di dipingere, non abbiate paura che non viene più via subito, anche se sulle mani è un po' asciugata. Adesso, per esempio, è asciutta, non è che non mi viene più via. Semplicemente lavatele sotto l'acqua calda con sapone appunto di Marsiglia, un sapone qualsiasi per le mani. E abbiate un po' di pazienza, nel senso che dovete sfregare bene e poi magari con una spazzolina, quella apposta per le unghie, per le mani, cioè proprio sfregatevi la pelle. Questo è un trattamento che sicuramente le estetiste, le manicure, non consigliano per la cura delle mani. Infatti, se guardate, le mie mani fanno pena. Perché sono tutte rovinate dalla pittura, sono un po' sempre sporche di pittura, perché alla fine dipingendo tutti i giorni non viene più via, un pochettino vi resta sempre. A me non fa niente, perché sono un artista, non me ne può importare di meno di avere le mani, anche le unghie per esempio, io vedete ho le unghie cortissime, proprio corte corte, perché con la cioè, dipingendo con le unghie lunghe è una cosa tragica, cioè, non riuscirei nemmeno più a pulirle. Se per voi invece ci tenete alle mani, comunque fate magari anche un lavoro dove le vostre mani sono importanti, mettetevi i guanti, tutto lì. Credo che appunto come prima parte per le basi della pittura olio, penso di aver detto tutto, spero di aver detto tutto. Ci vediamo con il prossimo tutorial. Non so ancora di cosa parlerò, vedremo. Se avete richieste, come sempre, fatemele. Sono contenta se mi fate delle richieste. E ricordatevi che c'è il concorso al raggiungimento delle prime 100 iscrizioni al mio canale. Ci sarà un concorso premi. Quindi ragazzi, iscrivetevi perché siamo quota stamattina, mi sembra che erano 38. E bisogna ancora aumentare un po' le iscrizioni. Quindi, se vi piace quello che faccio, se vi interessa, iscrivetevi e poi finalmente faremo questo concorso. Anche perché io non sto più nella pelle, no, ho voglia di farvelo, cioè, ho già preparato le cose, sto già iniziando a preparare appunto le domande, i premi, però non lo posso pubblicare perché ovviamente non siamo ancora ai 100. Quindi, forza, iscrivetevi. Bene, per oggi è tutto. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!